Principato. C'è anche il suo principe in tribuna che lo... Ah sì? Alberto Grimaldi, Alberto II. Giordano Benedetti, eccolo qui, allenato da un omonimo, Gianni Benedetti. Lui al sesto tempo, tre partenti, 1.47.18. Se vuole essere recuperato con i tempi deve fare meno di 1.48.88. Alzato vento intanto. 48.88 arrivando quarto, 48.27 arrivando quinto. Si va più veloci stavolta e si comporta bene Giordano, che ieri in batteria al mattino ha fatto una buona impressione e si dimostra autorevole. Si spera, per attenzione, si rischia la caduta. Spera che il, con Luis Alberto Marco, spera che non sprechi energie. Dietro Adam Schott, Luis Alberto Marco, poi Michael Rimmer, il francese Walisch, Hamid Walisch. Poi c'è l'irlandese David McCarthy. Più veloce, 26.10.200. Luis Alberto Marco, Michael Rimmer. Adesso viene su Adam Schott. 54.76, un secondo e due meglio di quella precedente. Esatto. Potrebbe essere buono anche un quinto posto per andare in finale. Brise Tez se la gioca anche lui, il monegasco. Adesso Michael Rimmer, inseguito da Luis Alberto Marco. È qui che deve reagire Giordano Benedetti. L'irlandese David McCarthy davanti a lui. Schott stringe i denti, il trentino, per rimanere agganciato al treno. Riesce a riagganciarlo, 1.21 ai 600. Però sono le prime 5 piazze e qui si spegne però Giordano Benedetti. Davanti c'è Rimmer, Marco, Schott, McCarthy, Walisch. Loro sarà la finale. I tre italiani finiscono settimo, ottavo e presumibilmente ottavo. È appagato a questo punto decisamente il primo turno. Walisch va a vincere davanti a Marco e a Adam Schott. Anche, attenzione che 1.47.68 potrebbero non fare tempo sufficiente il quarto del quinto di questa gara. Intanto Fabrizio Schembri si è migliorato, 16.61, un piccolo centimetro, poi proporremo e vedremo. Ha lasciato un po' di delusione questa prova di Giordano Benedetti, per quanto di buono fatto vedere in batteria al primo turno. 1.47.67 per Michael Rimmer, gli americani ai campionati d'Europa. Luis Alberto Marco, Spagna, 1.47.79. E poi c'è Adam Schott, 1.47.84, che era stato battuto da Benedetti in batteria e Schott non aveva troppo controllato. Poi 1.48.06 per Hamid Walisch, qualificato per ripescaggio. E 1.48.41 passa il turno, il quarto della precedente, Jakub Holuscha, con 1.48.27.